La palla geva, mi stanno facendo dei brutti segni della regia per dirmi che sono in onda, scusate, non mi ero accorto che mi stavano già riprendendo. Allora, questa volta parlerò di un argomento importantissimo, ovvero del cosiddetto fork futuro che avverrà con il Sedgwick 2x. Perché è un argomento molto importante? Perché si possono fare delle deduzioni che andranno in qualche modo a cambiare quella che è la nostra concezione del Bitcoin. Cioè potrebbe anche andare a stravolgere, anche se diciamo, è un cambiamento molto piccolo, potrebbe avere delle grosse conseguenze. Io perché vi dico questo? Perché utilizzando le mie facoltà autistiche, è ovvio che io, quelli che riguardano i ragionamenti di fisica, matematica e di concetto, li riesco a materializzare istantaneamente come algoritmi, e per cui a me mi si materializza già dentro nella testa quali sono i risvolti di determinati cambiamenti, anche piccoli. Delle volte mi capita di parlare con qualcuno e magari su un argomento molto semplice, gli dico: guarda che se tu fai questo, succede che si moltiplica per questo. E tu ottieni questo, e lui mi guarda e mi dice: Madonna, ma è una cazzata, perché me la devi spiegare? Perché noi autistici non siamo in grado, siccome per noi sono tutte cazzate, non siamo in grado di capire l'altro fino a che punto ci arriva, oppure anche per lui è una cosa semplice. Per cui questa roba qui del Sedgwick 2x per noi autistici è una cazzata, però magari tanta gente non è riuscita a guardare quelli che sono i risvolti. E lo dico perché soprattutto gli sviluppatori del Bitcoin, del Bitcoin Core, gli sviluppatori, quelli base che fanno ogni volta dei piccoli aggiornamenti, il gruppo, la cosiddetta community, non è che da quello che hanno fatto, non è che anche loro ci riescono a capire tanto, perché è un ragionamento molto. Io mi sono anche occupato anche di software che utilizzano l'intelligenza artificiale per gli scacchi. Ho analizzato anche questo tipo di problemi, per cui vi farò una specie di metafora. Noi prendiamo un campione di scacchi che gioca contro una persona mediocre, presa tra il pubblico di giocatori di scacchi. Quello, il campione, i campioni di scacchi sono veramente molto forti, giocano anche alla cieca, sono gente molto preparata e molto forte, giocano meglio delle macchine tante volte. È ovvio che la persona contro il campione perde. Allora uno dice: però questo qui, diciamo, è forte la metà del campione, avrà un elo, un indice con cui, che è la metà di quello del campione. Se io prendo 10 persone prese dal pubblico come lui, mediocri, moltiplico questa forza di calcolo contro il campione, è ovvio che 10 persone battono il campione. Invece no, si peggiora ancora la situazione, perché magari tra quelle 10 lì ce n'è uno che è un po' più bravo, però cosa alla fine su 10 persone come giocano, non è uno che decide, devono decidere tutti i 10. Si usa il metodo democratico, uno dice: ma proviamo a fare questa mossa, proviamo. Magari quello più intelligente, miglior giocatore, dice: vede una cosa che gli altri 9 non vedono, dice: no, bisogna fare questo. Però siccome siamo in democrazia, alla fine, la decisione magari del più coglione sarà la mossa da presentare al grande maestro e ti distruggi uguale. Anzi, 10 teste che pensano è peggio di una sola. Per cui, da quando Satoshi ha smesso, era lui il genio, era lui la persona autistica con un QI sopra 150, quando lui si è tolto di mezzo, sono entrate tante persone, però nessuno è autistico con un QI sopra i 150, perché parliamo di personaggi rari. Abbiamo chi è che era autistico con QI così alto: Leonardo da Vinci, Einstein, Beethoven, Tesla, sono tutti personaggi particolari. Satoshi, si presume, sicuramente era autistico e aveva un QI molto alto. Allora, cosa succede? Questo gruppo di lavoro non fa un Satoshi, non ci arriva, non è così fine. E da che cosa si deduce? Da tantissime cose. Come funziona il Bitcoin? Ogni 10 minuti si deve chiudere un blocco. Il blocco che cos'è? È un gruppo di transazioni che viene chiuso trovando un hash
abbastanza piccolo che viene determinato dall'insieme della forza di calcolo affinché statisticamente ogni 10 minuti si deve chiudere un blocco. Per cui viene dato una specie di problema di molti, ho letto da qualche parte, lo definiscono problema di criptologia, un criptoproblema, non c'entra niente con la criptologia. L'algoritmo di hash è un algoritmo, non è di criptologia, noi informatici lo chiamiamo algoritmo di CRC e così messa insieme la cosa è un algoritmo di forza bruta, vuol dire che ha tentativi stupidi, è come tirando un dado, tu devi azzeccare un numero molto basso, per cui trovi una stringa che ti chiude questo blocco. Allora, dal punto di vista poi tecnico, ho fatto dei video che spiego molto bene anche a chi non ha nessuna base tecnica informatica esattamente come funziona il Bitcoin. Chi guarda i miei video precedenti trova il video che spiego come funziona il Bitcoin. Anche uno che ha un po' di problema nel comprendere le cose capirà esattamente come funziona meglio di molta gente che si propone come esperti del settore. Questo blocco al suo interno ha diverse transazioni, in media sono circa 1800, possono un po' di più, un po' di meno. Diciamo, un blocco va a chiudere un certo numero di transazioni. Perché ne chiude in media 1800? Ma uno mi dice, ma Andrea, e se in 10 di minuti ce ne sono di più di transazioni? Si vede che siccome ci sono anche degli interessi dietro al mining e tutto quanto, Satoshi, che lui è una persona intelligente, lui non ha messo questo, non c'era, se tu prendi il Bitcoin come è nato e come è funzionato e come l'ha messo Satoshi, che è una persona intelligente, lui aveva messo lo scaglione di tempo, che veniva determinato, statisticamente in base alla potenza di calcolo, veniva tarata la difficoltà del problema. Lui ogni 10 minuti chiudeva il blocco con le transazioni che c'era dentro, potevano essere 100, 200, 3000, tam, le chiudeva, metteva un codice che era il CRC, ovvero l'hash calcolato sulla stringa con tutte le transazioni, affinché non si potevano modificare. Cos'è? È un codice che tu aggiungi ad una stringa, se tu modifici anche solo un carattere nella stringa con tutte le transazioni, il codice di verifica non corrisponde più, quindi hai un alert che lì quella stringa lì è stata manomessa, diciamo, è un dato tecnico. Lui chiudeva queste transazioni qualunque fosse stato il numero. Qualcuno gli ha detto: però io penso anche spinti da motivi economici, gli hanno adebbiato la testa, non hanno capito che poi la cosa non poteva funzionare. Cosa hanno detto? Noi ogni mega, cioè circa 1800 transazioni, il blocco lo chiudiamo e lo agganciamo alla blockchain. Ma dove sta scritto che tu in 10 minuti hai 1800 transazioni? E quelle che non ce la fanno, cosa fanno? Devono, per avere una priorità maggiore, devono pagare le commissioni per riuscire a entrare, perché come funziona? Se tu paghi di più di commissioni nel tuo wallet, imposti una commissione più alta, la tua transazione ha una priorità maggiore, salti gli altri e la tua transazione entra nel chiudere la catena. Però il problema è sempre quello che c'è sempre un limite illimitato. Quando le transazioni supereranno la predisposizione del sistema a chiudere transazioni di 1800, blocchi di 1800 transazioni, si saturerà. È un po' come quando tu vuoi mandare un sito offline, gli fai tante request, a un certo punto, quando la CPU del server arriva al 100%, e quella smette di funzionare. Non è che ha la possibilità di arrivare al 110%, matematicamente si satura la potenza e non ce la fa più e il sito va offline. La stessa cosa col Bitcoin. Quando tu gli sovraccarichi il numero di transazioni oltre quello che è stato previsto dall'algoritmo, lui non ce la fa più, non riesce a, non c'è il 3000 transazioni nel blocco, no? Satoshi, che lui è una persona intelligente, lui non ha messo questo limite, è stato messo dopo, tanto per far capire come sono cervelloni questo gruppo qua che ha creato il problema,
Adesso lo vorrebbe togliere, per cui ci sono tante ipotesi. Aumentare il limite del blocco, fare un blocco dinamico, ma fare il blocco dinamico vuol dire non mettere il limite, perché vuol dire se si deve adattare al numero delle transazioni che sono in corso in quel periodo, dinamico il blocco, vuol dire che saranno 4.000, saranno 2 mega e 100 per dire il blocco, sarà sempre, allora come dire non metto il limite? Infatti Satoshi è una persona intelligente, lui il limite non l'aveva messo, per cui ogni tot la catena veniva chiusa, quelle che erano le transazioni le prendeva e le chiudeva. Adesso, siccome hanno capito che hanno fatto una minchiata di metterci quel limite lì di un mega, ognuno va a cercare i ripari, però è uguale, se tu metti nel protocollo, metti il blocco non è più di un mega, è di 2 mega, per cui andremo circa a 3.600, una media di transazioni per il blocco, tu posponi il problema a un'altra, ma già fra poco ci saranno molte più transazioni, perché è un'iperbole, l'utilizzo del Bitcoin si sta diffondendo proprio velocemente, posponi il problema, per cui con questa, diciamo, con questo aggiornamento proposto poi non dal gruppo ufficiale, che nemmeno riconosce questo SegWit 2 più 2 per, non lo riconosce, per cui non abbiamo risolvere il problema, andiamo solamente a insistere con questo discorso che 100 teste di X non fanno una testa intelligente che funziona. È un po' anche come la governance. Se noi guardiamo i paesi che funzionano meglio, non è quelli dove c'è la democrazia che poi non si compie mai finta. Se tu vai, io sono andato nel Brunei, te nel Brunei, vedi la gente, stipendi, un paese asiatico dove costa tutto poco, lo stipendio medio è 5.000 dollari al mese, proprio medio, lo scopino prende 4.000 dollari, quello che pulisce la strada. Ma perché lì funziona tutto, c'hanno tanti soldi e tutto quanto? Perché non ci sono come in Italia mille teste che comandano e tutte teste marce. C'è uno solo che comanda, il sultano del Brunei. Lui è stato fin da piccolo insegnato per comandare. Se tu sbagli, ti prendono una bastonata. Cioè, non è che c'è uno che comanda, un illuminato che comanda, come la Libia di Gheddafi. Quando c'era Gheddafi, c'è un illuminato che comanda. Se tu sbagli, ti bastonano e le cose funzionano. Quando noi abbiamo tante teste che pensano, è difficilissimo che le cose funzionino bene. È già difficile quando c'è una testa sola che pensa, perché se la testa è marcia, però di solito quando in un sistema la testa che si impone è la testa che ha l'intelligenza e le capacità e tutto il resto di emergere in una competizione. Gheddafi non è stato eletto, è stato lui che era comunque scaltro, una persona furba e che ha avuto le capacità per autoimporsi, cioè bisogna anche riuscire ad imporsi. Per cui questa analogia, questo preambolo era altamente d'obbligo per riuscire a capire bene come funziona il Bitcoin sotto questo aspetto qua del fork. Quindi noi cosa abbiamo in questo momento? Noi in questo momento qua abbiamo un sistema che non è quello originale del Bitcoin, è già stato modificato da una comunità. Questa comunità è andata in contrasto con un altro ramo di comunità che si è creato, che non è tanto gli sviluppatori, sono i miners, che hanno deciso di loro iniziativa di fare un'altra modifica, e ogni parte della comunità, gli sviluppatori del nocciolo con il loro seguito, i miners con il loro seguito, ognuno rivendica che il Bitcoin del fork, la propria blockchain, sarà quello originale. Succederà come nel 1640, quando c'erano due papi, ognuno era il papa quello vero e non riconosceva l'altro. Siamo arrivati a questa situazione qua, che volendo vedere per tanti non riescono a capire la tragicità del problema, perché tanti dicono: però c'è il fork. Io mi ritrovo in saccoccia
A me che mi frega qual è il Bitcoin originale. Io mi trovo il Bitcoin A e il Bitcoin 2x, il Bitcoin B, e me li trovo tutte e due. Io ho tanto di guadagnato. Uno, non è proprio così. Immaginiamoci, praticamente, se il Bitcoin è limitato teoricamente a un limite massimo quando sarà minato completamente, a 21 milioni. E a questo punto ne avremo 42 milioni in totale di Bitcoin. 21 milioni Bitcoin A, 21 milioni Bitcoin B. Andiamo a mettere nel mercato la doppia quantità di Bitcoin, per cui l'offerta aumenta. Succederà esattamente come quando i conquistadores, quando Cristoforo Colombo, poi Amerigo Vespucci è andato in Brasile, a Rio, hanno incominciato a conquistare le Americhe, loro hanno portato l'oro in Europa, l'oro è aumentato di quantità. Una volta l'oro era una roba che le persone normali, ma anche diciamo di alto livello, fin sotto comunque gli aristocratici, non potevano permettersi di avere oro, non era nella loro facoltà, perché l'oro era un bene molto raro, era di proprietà solamente dei re, degli imperatori, dei ricchi, dei potenti, l'alta aristocrazia, ma quella altissima, perché era un bene molto raro. Buttando l'oro, prendendo l'oro dai continenti americani, buttando nel mercato quello europeo, c'è stato molto più oro, l'oro è cominciato a diventare, ha perso tantissimo di valore e si è super deprezzato. Tant'è che al giorno d'oggi una catenina d'oro così se la può permettere anche un operaio, cioè anche una volta questa cosa qui non era possibile. Per cui cosa succede? Raddoppiando la quantità dei Bitcoin andiamo a svalutare entrambe le monete. Diciamo che se in questo momento il Bitcoin è a 6.000, possiamo presumere che un fork in via proprio teorica, aumentando l'offerta, la domanda rimane quella, perché non è che raddoppia all'improvviso, da oggi a domani raddoppia la gente che vuole investire in Bitcoin. Questo non succede. L'andamento c'è, aumentano sempre di più, ma non avviene per conseguenza del fatto che c'è il fork. Questo non avverrà. Si presume che in via teorica le due monete, spaccandosi perfettamente a metà, potrebbero valere da 3.000 una e 3.000 l'altra. Dopo non si spaccheranno, io faccio un esempio, non è, poi magari una varrà 5.000, l'altra 1.000, l'altra 5.500, l'altra 500, però in via teorica è come prendere un fiume, a un certo punto il fiume si divide in due rami. Non è che l'acqua può andare in pari quantità da un lato e dall'altro, questo non può succedere. Però questa cosa qua è ancora il rischio minore, perché non è quello che avviene qui nell'immediato durante il fork. Succederà un altro aspetto molto interessante che andrà a ledere tutti gli investitori di Bitcoin, che ve lo spiego molto semplicemente. Nello stato attuale, cosa succede? C'è sempre più gente che si interessa al Bitcoin, abbiamo da anni un trend in crescita perché la gente, diciamo, la domanda è sempre molto alta in proporzione all'offerta. Cosa succederà? La domanda rimarrà comunque quella, non è il fatto che c'è il fork, che la gente dice c'è adesso un 2 Bitcoin. Comunque ci sono fatti molti programmi, c'è molta tecnologia che si sta costruendo attorno a questo mondo qua. La domanda rimarrà quella, l'offerta raddoppia, però tecnicamente cosa succede? Ognuno di questi due Bitcoin qua, il Bitcoin A e il Bitcoin 2x, ipotizzando che si spaccherà esattamente a metà e ognuno avrà lo stesso valore, vi faccio un esempio molto, molto banale, no? Ipotizziamo che come sta avvenendo in questo momento qua, è avvenuto in passato, il Bitcoin ammettiamo che avrà un trend sempre in crescita, crescente, ogni anno mettiamo che si quadrupla. Io suppongo di avere con me due Bitcoin. Io ho due Bitcoin e cosa succede?
Il prossimo anno, visto che il trend, la domanda, diciamo, tende a far quadruplicare il Bitcoin, il prossimo anno da 2 Bitcoin, 2 per 4 ne avrò 8. Se io ne avevo 4, 4 per 4 ne avrò 16. Diciamo, la mia tendenza, e per tutti sarà così, se il Bitcoin quadruplica, perché il trend, la crescita della richiesta ci porta a questo evento, da 2 Bitcoin io ne avrò... Per 4 ne avrò 8, no? Se succede che il Bitcoin si dovesse dividere, io non avrò più 2 Bitcoin, io ne avrò 4 Bitcoin, no? Avrò 4 Bitcoin, però cosa succede? Dividendosi, questo trend si dimezzerà. Per cui cosa avrò? 4 Bitcoin, avrò 2 Bitcoin A e 2 Bitcoin 2 per. Cosa succede? Io ho questi Bitcoin qua. Fra un anno 4 per 2 ne avrò comunque 8. E uno dice: ma allora Andrea, che cazzo cambia? Non cambia niente. No, perché questi 4 Bitcoin potenzialmente valgono come 2. Per cui è vero che sono 4, ma sono inflazionati, scenderanno la metà. Comunque non avranno più lo stesso, non ci sarà più lo stesso potere. Per cui cosa avrò? O se non scendono la metà, uno al posto che essere a 6.000 quando ne avevi uno, tu ne avrai uno a 5.000 e uno a 1.000. Cioè la teoria è questa. Per cui, però tralasciando questo aspetto che il Bitcoin potenzialmente varrà la metà, no? Allora facciamo lo schema partendo da come stanno adesso le cose. Io ho 2 Bitcoin. Fra un anno, se la tendenza è quella di quadruplicare, io ne avrò 8, fra 2 anni ne avrò 32, fra 3 anni ne avrò 128, 32 per 4 fa 128, ne avrò 128. Se io invece ne ho 4, per cui però il volume del Bitcoin, diciamo, è il doppio, il circolante, la stessa quantità di domande che ha fatto quadruplicare il Bitcoin non li farà più quadruplicare, li farà duplicare. Allora cosa succede? Io fra un anno per 2 ne avrò 8, fra 2 anni ne avrò 16 e fra 3 anni ne avrò 32. Capite che bella differenza? 32, io avrò 32 Bitcoin con lo stesso trend di richiesta, contro i 128 che ne avrei avuti non toccando niente, per cui sarà un danno economico per tutta la collettività che già possiede i Bitcoin. È un po' come una volta l'imperatore della Cina, cosa ha fatto? Lui stava facendo il bagno nel fiume, stava affogando, è arrivato un contadino e l'ha salvato. L'imperatore era molto grato al contadino, l'imperatore della Cina. Pensate che se tu lo guardavi, alzavi lo sguardo nella città imperiale, guardavi l'imperatore già condannato a morte, per cui era già un... Però l'imperatore era una persona anche che sapeva essere molto riconoscente. E ha detto al contadino: guarda, io ti posso offrire quello che vuoi. Il contadino, che comunque era intelligente, era anche lui autistico con un QI di 150, gli ha detto: ma io mi accontento, facciamo così, oggi mi dai un chicco di riso, domani tu moltiplichi per 2 e mi dai 2 chicchi di riso, dopodomani moltiplichi per 2 sono 4 chicchi di riso, e continuiamo così. L'imperatore ha detto: ma io, se vuoi io ti do tutto il campo di riso, cioè prenditi cosa vuoi, un palazzo. Fa: no, 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 va bene così. L'imperatore ha pensato: ma è anche stupido, cioè, ma salva, io gli ho offerto io un'altra offerta non te la faccio più. Sei davvero sicuro? Puoi ripensare, pensaci, ti lascio fino a domani per pensarci. Fa: no, io voglio un chicco di riso oggi, domani due, poi quattro, ogni volta moltiplica. Allora ha detto: vabbè, prenditi, ha dato disposizione al suo contabile che venga eseguito. A un certo punto moltiplica per 2, moltiplica per 2, per 2 per 2, la cosa era esponenziale. A un certo punto non bastava più tutto il campo di riso e tutto il granaio dell'impero da dare al contadino, perché la cosa, moltiplicando tutte le volte per 2, era diventata talmente enorme che di primo acchito non sembrava che avesse tutti questi risvolti qua. Per cui è
Ecco, mi è venuto in mente questo aneddoto qua e poi di recente c'è stato un altro fork, il Bitcoin Gold, che sono andato a vedere l'algoritmo, cosa hanno fatto il Bitcoin Gold. Hanno fatto un algoritmo di mining, ovvero hanno sostituito l'hash con un altro algoritmo che si chiama Equimining, Equihash, adesso non mi ricordo, c'hanno dentro la parola equi per indicare che è un qualche cosa di accessibile a tutti. Hanno fatto una modifica per cui per fare il mining ci vuole, questo algoritmo necessita di tanta RAM. Siccome negli ASICs, che sono gli apparati hardware che fanno mining adesso molto velocemente, non c'è dentro la RAM, vengono interdetti a fare il mining, per cui diventa una cosa che ritorna in mano a chi va a comprarsi le schede video, no? E anche questo algoritmo qua, se tu tiri giù il sorgente, source code, tu vai a vedere dentro che anche lì ci sono delle cose. Vai dentro e quello che l'ha fatto, ha basato questo algoritmo qua su un calcolo di probabilità che è quello di un problema da scuola retta, nel senso che fa riferimento, vi faccio un esempio. In una stanza ci sono 10 persone, no? Che probabilità queste 10 persone hanno di avere in comune, almeno una coppia, di avere in comune il giorno del compleanno? E chi ha posto questo problema qua ha detto è il paradosso del giorno di compleanno di persone che si incontrano in una stanza. E io quando guardo questo ho detto, ma perché è un paradosso? È talmente palese? No, perché per la maggior parte delle persone, il calcolo di probabilità del giorno di compleanno è molto sottostimato rispetto al calcolo statistico. Io quando ho detto così ho detto, ma è un finto paradosso. Io pensavo, ma come fa a essere questo un paradosso? Cioè, non è un paradosso. Per cui ci sono delle cose che per molti sono banali e per cui non c'è bisogno di stare lì a fare tanti calcoli e per molti no. Ecco, questa cosa qui del fork, questo Sedgwick 2x è un qualche cosa che avrà delle conseguenze, non è un qualche cosa che passerà molto inosservato. Queste conseguenze sono sul fatto che i rendimenti, se si dovesse sdoppiare il Bitcoin, caleranno di molto. E io ve l'ho dimostrato con un esempio molto banale. Dopo qualcuno mi dice: "E Andrea, ma chi ti dice che la tendenza ogni anno è a raddoppiare di 4 volte, ma non cambia. Io ho fatto un esempio con il moltiplicatore a 4, ma potrei metterlo a 2, a 6, quello che sarà il moltiplicatore o il seguito del Bitcoin è dato dalla domanda. Siccome la domanda si divide, si divide perché abbiamo il doppio di Bitcoin. Il trend di ogni Bitcoin non è che ogni Bitcoin aumenta. Se abbiamo un moltiplicatore 4, ipotizzando un Bitcoin solo, se ne abbiamo due che lo sdoppiamo, non avremo più un moltiplicatore 4 su entrambi i Bitcoin, avremo un moltiplicatore 2 su entrambi, ipotizzando che si siano spaccati a metà. Poi è chiaro, magari uno acquista più valore dell'altro, magari l'altro varrà veramente poco, però si andrà a profilare un moltiplicatore dimezzato che alla lunga lederà di tantissimo i profitti del Bitcoin. Ecco, questo era quello che vi volevo dire. Quindi continuate a seguirmi. Se avete domande da fare, iscrivetemi nel mio gruppo su Facebook Bitcoin Italia. Lì c'è tanta gente veramente molto preparata. E se avete anche qualche cosa concernente dal Bitcoin, qualche vostro progetto, io non ho mai bannato veramente nessuno, cioè pubblicizzate anche i vostri progetti, anzi sono contento, più gente si interessa del Bitcoin. Sono contento anche perché il gruppo continua sempre ad avere molti più iscritti, gente che propone cose nuove, gente che posta le news. Siamo sempre veramente informati perché c'è gente che si è iscritta al gruppo, fa parte del gruppo anche dei moderatori e hanno il loro blog, scrivono sempre delle cose molto interessanti. E iscrivete anche voi al gruppo se siete interessati alla materia, rimanete sempre aggiornati e ci vediamo alla prossima. Girò la palla, girò la palla.